siamo alla 17ª puntata. La segnalazione questa volta ci è giunta dal quartiere Castello. Parlano di alberi che entrano in casa, di vegetazione intorno agli alberi che ormai occupano le strade. E noi partiamo dal Ravasco, Collegio Ventili. Si entra nonostante la porta chiusa, nonostante i nostri servizi, sempre dalla stessa rete. La rete è bucata, che permette di far entrare i clochard, senza tetto, tossicodipendenti. Il proprietario è della ASL, ma vittima di questo degrado è sempre la cittadinanza, i residenti del quartiere. Andiamo avanti. Che poi i segnali arrivano direttamente dalla strada, dai cespugli, perché se si parte da un cespuglio vicino a un collegio che dovrebbe essere salvaguardato, controllato, rivalutato, riassegnato, e poi si notano coperte, pezzi di comodino, plaid, vestiti nascosti tra i cespugli. Capiamo che l'urbanizzazione, una certa urbanizzazione, è ancora lontana, però c'è l'uomo. Che ha bisogno di essere salvato? Non lo sappiamo. Sicuramente il sociale in questo momento andrebbe potenziato a terra. Perché poi la sicurezza l'avete appena vista, no? Il terremoto fa inclinare il muro di cinta del Collegio Ravasco. C'è ovviamente un pesantissimo cartellone 6x3 in metallo con i giunti staccati e c'è una cordicella di plastica bianco e rossa che segnala l'inagibilità temporanea, perché grazie a questa fettuccia che questo cartello non crollerà al passaggio pedonale, che è pieno d'erba come potete ammirare. Torniamo, continuiamo, venite, il viaggio non è finito qui nel quartiere Castello. Se sei buono ti tirano le pietre. Se sei cattivo ti tirano le pietre. Nel frattempo qui la strada in via Brodolini si è sbrodolata di pietre, buche, fossati, lettere dopo lettere senza nessuna risposta dall'ufficio tecnico. Nel frattempo continua a sprofondare la piazzetta comunale. In fondo, giro giro tondo, tutti giù per terra. Banana giù.